Stromboli, Panarea con Basiluzzo, Salina, Lipari e Vulcano con Vulcanello. E noi a Filicudi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Simone e nei miei video vi parlo sempre di mare. In questo video voglio raccontarvi del weekend che abbiamo appena trascorso nella bellissima isola di Filicudi, una delle 7 isole Eolie. Come sempre cercherò di regalarvi qualche bella immagine sia dentro che fuori dell'acqua. E proverò, perché no, a darvi qualche dritta o qualche consiglio qualora vi dovesse venire voglia di andare a Filicudi dopo aver visto questo video. Filicudi, attenzione, prego, Filicudi. Abbiamo preso la discafo Liberty Lines da Milazzo con partenza alle 6:30 e alle 9 eravamo a Filicudi. Abbiamo subito fatto una sosta per fare colazione con granitozza e brioche al bar da Nino sul Mare. Ad attenderci al porto c'erano Alessio e Danilo, due ragazzi simpaticissimi che ci hanno accompagnati nella nostra casetta in cima all'isola. Abbiamo alloggiato a Casa Serena, situata in Val di Chiesa, una casetta molto carina con una vista panoramica, praticamente nella zona più alta dell'isola. Ad accoglierci Teresa, la mamma di Serena, che ci ha consegnato anche le chiavi dello scooter. Abbiamo conosciuto anche il papà, molto simpatici entrambi, devo dire. Posati gli zaini, ci siamo subito diretti al mare, in una spiaggia di enormi ciottoli che si chiama Le Punte. Sebbene la nostra intenzione fosse quella di noleggiare una barca o un gommone per poterci immergere in diversi punti tutti intorno all'isola, essendo a fine stagione e con la perturbazione di maestrale che era in arrivo, non abbiamo avuto la possibilità di noleggiare. Quindi ci siamo dovuti accontentare, tra virgolette, di entrare in acqua da terra, ma vi assicuro che ne è valsa la pena. La visibilità era incredibile. Dopo qualche bel tuffetto rigenerante in apnea e dopo aver interagito con diverse cerniotte, vabbè, sta iniziando a piovere.
Così ci siamo messi in sella al nostro scooter e siamo andati a visitare Pecorini a Mare. Qui a Pecorini abbiamo fatto due passi e ci siamo fatti fare due panini nell'unica putia o bottega che dir si voglia che c'è. Nel frattempo, come vedete, il tempo si è sistemato, non ha più piovuto e noi siamo ritornati a mare, questa volta alla spiaggia del porto. Qui abbiamo fatto qualche altro bel tuffetto in apnea, ci siamo rilassati, ci siamo divertiti, abbiamo giocato un pochettino aspettando che si facesse l'orario del tramonto, tramonto che siamo andati a vedere da Punta Stimpagnato. E dopo una camminata di pochi minuti a piedi, questo è lo spettacolo che si è aperto ai nostri occhi. Totalmente appagati da questo meraviglioso spettacolo che ci ha offerto la natura, siamo passati da casa a fare una doccia prima di andare a cena. Grazie. Abbiamo mangiato al ristorante La Sirena a Pecorini, ottimo servizio, ragazzi gentilissimi, ci hanno saputo consigliare bene, abbiamo mangiato veramente benissimo, tutto molto buono, prezzo giustissimo, consigliato. Com'è? Mi sono confuso da quanta roba c'è sul tavolo, non ci sta più niente. Oggi, come previsto, bufera di vento, quindi mi sa che poca apnea e tante passeggiate. Infatti abbiamo deciso di andare a esplorare Zucco Grande, nella zona nord-orientale dell'isola, su un promontorio collegato da un vecchio sentiero che in un'ora circa condurrà al vecchio abitato. Oggi vi sono rimasti soltanto dei ruderi, ma una volta doveva essere un luogo incantevole dal quale era possibile ammirare paesaggi dell'isola unici e irripetibili. Siamo arrivati al villaggio di Zucco Grande. Se viene a piovere ce la prendiamo tutta, c'è molto vento e quindi conviene che torniamo indietro. Come dico spesso nei miei tutorial di apnea, bisogna sempre avere il rispetto dei propri limiti e della natura e mai sfidarla, e a volte bisogna anche saper rinunciare, sinonimo di saggezza. Visto che oggi non abbiamo camminato abbastanza, adesso ci facciamo un bel bicchiere di camina, un po' di bel formaggio. Tutto rigorosamente siciliano. La domenica mattina sia il vento che il mare erano calati e noi ovviamente ne abbiamo approfittato per andare a fare ancora un po' di apnea tutta la mattinata prima di andarci a mangiare una bellissima pizza e un calzone a Villa La Rosa. Corrisponde anche una fine, e ogni cosa bella ha un inizio e una fine o un intermezzo. Che cazzo vuol dire un intermezzo? Niente. Vuol dire che per ora ce ne stiamo andando, ma sicuramente torneremo. Torneremo. Questo vuol dire un intermezzo. Per il momento da Filipudi è tutto, alla prossima.
splendore di certe isole che ti si incorniciano negli occhi e ti innamorano ogni volta che le vedi. Colori, odori, cieli, battiti, stupori, sensazioni. Esistono luoghi che profumano di blu, e esistono blu che profumano di vulcani, e esistono vulcani che profumano di emozioni. Queste sono le isole Eolie. Filicudi, così selvaggia e così autentica, ci ha colpito per la sua semplicità, per la sua veracità, per il colore e la limpidezza delle sue acque e per i cieli stellati che più stellati non si può. E se questo video ti ha fatto venire anche soltanto un po' la voglia di visitare Filicudi, allora lasciami un like e ricordati di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ciao e buon mare!